però ho capito, cioè lui li chiamava acini e sono palle, ma belline, ma sono veramente carine. Però voglio dire, ma forse è anche una maniera di capire l'attualità della vernaccia. E quindi insieme al direttore del consorzio e alla presidente del consorzio facciamo un po' il punto di questo aspetto. Ma oggi chi è il consumatore della vernaccia? E questo lo chiedo a Stefano Campatelli, che è il direttore del consorzio. Certamente vernaccia di San Gimignano è un vino. Tanto l'averso, perché la dai bene mentre sta parlando. È in denominazione da tanto tempo e quindi è la prima DOC, quindi certamente c'è anche un consumatore di un'età più avanzata, perché certamente questo consumatore ha trovato la vernaccia da 50 anni a questa parte. Quello che però è assolutamente interessante è la grande quantità di giovani che apprezzano questo prodotto, e questo lo stiamo vedendo anche a questo Vinitaly. Tanti stanno venendo e stanno cercando di comprendere questo prodotto, che poi alla fine è anche facile da spiegare, perché la denominazione San Gimignano, l'unica vera denominazione bianca di vino bianco della Toscana, nel mezzo appunto al mare di vino rosso toscano, e questo è estremamente importante. Il pubblico lo capisce, lo comprende, capisce anche che è un vino che poi alla fine può avere tante possibilità di utilizzo, diciamo, non è solo quella, fra virgolette, banalmente l'abbinamento con il pesce, no. Ma è certamente un vino che ha una gamma anche di consumo molto ampia, e quindi assolutamente interessante per tanti consumatori. Ma solo pesce? Siamo a 30 km da Siena, 40 da Firenze, ma quando mai si vede il pesce? Giustamente la vernaccia è il vino anche da carne, il mitico coniglio alla vernaccia. Ma quanti piatti di carne? Ma in tutto questo, voglio dire, la vernaccia la troviamo qui al Vinitaly, ma voglio dire, non solo in Germania, al Provine. Ma il senso di andare, lo chiediamo alla presidente, voglio dire, Letizia Cesani, su questo aspetto, ma il fatto di essere due fiere diverse, cosa riscontrate? Quali sono gli aspetti interessanti di andare a fare due fiere in due paesi? Beh, la vernaccia, pur essendo fortemente radicata sul territorio, è un vino che è conosciuto moltissimo anche all'estero. C'è un riconoscimento su questi aspetti veramente fondamentale. Giustamente la Presidente parlava di un vino che è uguale a se stesso ma cambia. Ci sono anche gli aspetti, secondo me, che da considerare sono legati all'invecchiamento. Qualcosa che una volta non si conosceva e oggi è sempre più attuale. Dici qualcosa. Beh, quando abbiamo fatto un sacco di confronti, l'ultimo con Bruno Vetrine, tutte le volte ci siamo misurati sulla lunghezza, sulla capacità di questa vernaccia di sfidare il tempo. Quando la lasciamo un po' nel bicchiere stupisce, perché vengono fuori tutte queste sensazioni di pietra focaia, di resina, di ambra, a te che ti piacciono questi un po' particolari. Sicuramente è un mondo da scoprire. Se guardate in casa, perché sicuramente avete una vecchia vernaccia, apritela e assaggiatela, perché può riservare notevoli sorprese. E via, e facciamo un gran brindisi a questa vernaccia di San Gimignano.